Domani, martedì 13 gennaio alle ore 17, l'aula di Palazzo Madama torna a riunirsi dopo la pausa natalizia. All'esame del Senato il disegno di legge sulla sicurezza. A modifica del testo già pronti numerosi e incisivi emendamenti del Carroccio, tant'è che per domani, prima dell'avvio dei lavori dell'aula, è in programma una riunione di maggioranza con i ministri dell'Interno, Roberto Maroni, e della Giustizia, Angelino Alfano, così come preannunciato da uno dei relatori del DDL, nonché presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Carlo Vizzini. All'incontro di domani saranno presenti anche i capigruppo del PDL e della Lega Nord. Un vertice, insomma, per riallacciare i nodi principali che riguardano il pacchetto sicurezza, che prima di Natale aveva dovuto stoppare il suo esame in aula per far posto alla finanziaria e ad altri decreti in scadenza. Ma il vertice di domani servirà anche a fare chiarezza tra la Lega Nord e gli alleati di governo, anche alla luce della polemica scoppiata nei giorni scorsi per l'alto là imposto dal Presidente della Camera Gianfranco Fini a due emendamenti della Lega nel decreto anticrisi, con i quali si chiedeva allo straniero il pagamento della tassa di 50 euro per il permesso di soggiorno e la fideiussione di 10.000 euro per aprire una partita IVA. I due emendamenti bocciati da Fini sono stati anche definiti come discriminatori nei confronti degli immigrati. Ebbene, domani la Lega presenterà tra gli altri anche un emendamento che prevede proprio il pagamento di una tassa per il permesso di soggiorno che ammonta a ben 200 euro, misura questa approvata lo scorso novembre in Commissione Giustizia del Senato proprio dagli esponenti dello stesso partito di Gianfranco Fini. Quel che è certo è che domani la Lega proporrà il suo pacchetto di emendamenti che vanno dall'istituzione di un albo per i senza fissa dimora alle ronde padane legalizzate, nonché a un giro di vite sulle prestazioni sanitarie gratuite per i clandestini, al blocco per almeno 2 anni dell'ingresso di immigrati in Italia, fino all'assegnazione agli immigrati degli alloggi pubblici solo e soltanto dopo 10 anni di residenza. Ci sarà ancora qualcuno che parlerà di discriminazione?